Monsignor De Luca, un sorteggio di San Basso da maggiorenne, 18ª volta qui. Sì, grazie a Dio. Sono mancato ad alcuni appuntamenti per le giornate, per la sovrapposizione delle date della giornata mondiale della gioventù, quando accadeva in questi giorni, nei primi giorni di agosto. Però qui sono stato abbastanza, quasi 17, ecco, così. Che significato ha questa cerimonia che si rinnova nella devozione che il mondo della marineria rivolge al patrono? Sì, è una ritualizzazione di un'attesa e di un desiderio che vive ogni armatore, ogni marinaio che sta in una barca, no? Perché è diciamo, tutti desiderano essere protagonisti o accogliere il santo che è il protagonista, per cui è qualcosa di molto interessante da un punto di vista umano, no? Ecco, ed è bello anche che ci sia questa cornice di popolo e questo concorso, ecco, anche di autorità a questo momento. Il culto di San Basso rimane attuale? Certamente, certamente, come perché ha le radici nella fede in Gesù Cristo. San Basso è un cristiano, proprio per questo è un cristiano realizzato, proprio per questo è santo, no? Ecco, per cui è ovvio che è sempre attuale, perché soprattutto in questo cammino che stiamo facendo in preparazione dell'anno santo, che ci sarà l'anno prossimo, cioè viene molto in evidenza, ecco, come nel cuore nostro c'è un desiderio che, se incontra il Signore, trova il suo compimento, la possibilità di un compimento in una felicità vera e duratura, no? Quella beatitudine che Gesù annuncia, ecco, e che i santi hanno realizzato nella loro vita, lungo la loro storia, la presenza tra le persone.